L'organo della matrice di Erice venne costruito nel 1895 dalla ditta Mola di Torino e rispecchia le caratteristiche del periodo. L'intervento di restauro è stato possibile grazie ai fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica ed alla generosità dei fedeli. L'iter per il suo recupero partì nel 1993 con padre Brucoleri, per continuare con Monsignor Raspanti ed arrivare ad oggi con Monsignor Pietro Messana, parroco di Erice. Il cammino cominciò con padre Vincenzo Brucoleri, che era un francescano che fra il 92 e il 95 si occupava della parrocchia e quindi già l'organo ai suoi tempi insomma, non versava in buone condizioni, non era più possibile suonarlo e avviò il procedimento facendo il primo passo, facendo dichiarare l'organo di interesse storico dalle competenti autorità regionali. E poi ci fu la richiesta di un primo finanziamento, intervenne la regione e furono restaurate parecchie parti dell'organo, però c'era ancora dei problemi a livello strutturale, cioè gli ambienti che ospitano l'organo perché erano tutti umidi, bisognava fare quindi interventi di risanamento, altre parti erano anche molto ammalorate e quindi nonostante il primo intervento anche molto consistente, l'organo non poté suonare se non dopo un altro intervento, quello definitivo, che ha avuto inizio nel 2015, poi è stato finanziato nel 2018 con il contributo a valere l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica che ha fornito il 50% delle risorse, il resto sono fondi della parrocchia, cioè dei fedeli che continuamente anche raccogliamo per poter sovvenire alle risorse necessarie a pagare i nostri impegni. E ieri alle tastiere si sono alternati i maestri Elide Datri e Leoni Cotra, con canti latino, greco ed ebraico del coro del Real Duomo, diretto dal maestro Gaetano Stellino e accompagnato dal maestro Maurizio Ruisi. L'organo è per antonomasia lo strumento della musica sacra e quindi fa parte a pieno titolo della liturgia e la liturgia è il cuore della Chiesa. Il nostro organo è un organo che è figlio della Riforma siciliana, è il movimento liturgico che si sviluppò nella seconda metà dell'Ottocento e che culminò poi nel 1903 con il motu proprio di Pio X che riformava la musica sacra. L'organo della matrice di Erice è tornato a suonare alla presenza del vescovo Fragnelli in occasione dell'anniversario della morte di Federico III d'Aragona, fondatore del Real Duomo. Oggi è la data di morte di re Federico III d'Aragona che secondo la tradizione ben accreditata peraltro fondò questa matrice. Questa tradizione si è perpetuata nei secoli e anche in ultimo il restauro che fu fatto nella metà dell'Ottocento fu fatto rivolgendosi anche ad architetti reali, prima dei Borboni e poi dei Savoia, dico proprio perché per mantenere anche dal punto di vista dell'architettura questo riferimento alle nobili origini della Chiesa.